Buonasera a tutti, stasera sono qua, non sono qui per mettere nessuna faccia e non sono incazzata da dover cominciare. Sono, diciamo, soddisfatta di come è andata la partita, sono più che felice di come sta andando l'annata e di come si è chiuso l'anno. E volevo fargli auguri di buon anno a tutti, approfittando che ci siete tutti, e volevo darvi una notizia, visto che ahimè un po' di tempo fa qualcuno l'ha pubblicata, io vi do il seguito che di questa cosa in riferimento all'azione proposta dai soci di minoranza che impugnavano l'ingresso dei nuovi soci dell'assemblea e avevano impugnato l'assemblea che avevo fatto con i nuovi soci. Il giudice ha sciolto la sua riserva rigettando il loro ricorso, ritenendolo infondato. Punto. Aspetta, non me lo ricordo manco io se non lo rileggo, non posso, c'ho la memoria a corto, come si dice lì. Rigettando il loro ricorso ritenendolo infondato. Poi la causa si chiuderà in seguito, però intanto per adesso io posso procedere con i miei soci, con le mie assemblee e con le mie cose societarie. Questo è quanto. Auguri a tutti, quindi buon anno. Quindi ora si può spendere sul mercato. Cosa c'entra con le assemblee? No, senso, mi sto a posto tutto. Io sono disponibile a tutto, se serve, se i tecnici mi dicono che serve, io sono qua. Sì, sì, io sono soddisfatto della partita di oggi perché abbiamo giocato contro una squadra forte, che è venuta qui, con, a mio modo di vedere, con il primo pensiero di non prenderle. E questo gratifica il mio lavoro e il lavoro dei ragazzi, perché quando tu giochi una partita di questo genere, in questa posizione di classifica, dove potenzialmente, è vero che il campionato non finiva oggi, ma potenzialmente la squadra che doveva rischiare qualcosa in più doveva essere il Pisa, perché era sotto di noi, e invece il Pisa è venuta con le sue forze, con le sue qualità, però la sensazione era quella che volesse non prenderle, e questo mi rende soddisfatto. Un'altra considerazione che facevamo con Braga è che la squadra sta bene fisicamente, ha sempre molta energia, soprattutto nei minuti finali, insomma, non è che molla o è costretta, insomma, un po' a tirare il rendi in bar, anzi, nei minuti finali spesso ne ha più di rialzi. Questa è un po' la caratteristica, secondo me, che ci contraddistingue dall'inizio dell'anno. Insomma, la nostra è una squadra di giocatori di gamba che magari non hanno tanto peso, nel senso che quando vanno a fare un contrasto con una squadra tipo quella del Pisa, sotto l'aspetto dei chili possiamo cedere qualcosa, ma sotto l'aspetto della corsa mi sembra che arriviamo bene fino in fondo. Quindi ci abbiamo provato fino alla fine, la partita è stata equilibrata, alla fine veramente poteva finire in un modo o nell'altro, è finita pari, probabilmente il pari è giusto. Io vedo sicuramente il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. Di dire a nome mio, dello staff, della società e della squadra, la vicinanza a Nermin, che è il nostro storico magazziniere, che purtroppo nella serata della notte scorsa ha perso un affetto troppo importante come il padre. Si può anche ripartire da lì? Che vi devo dire? Stiamo a parlare di un'altra partita se era entrata, anche perché penso era 40esimo, non so. Non mancava più di tanto, quindi. Però vabbè, è andata così, penso una partita molto equilibrata e tattica, quindi tra due squadre in salute anche fisicamente. È uscito fuori questo 0-0. Ma come ha preso quella palla? Di piatto. No, di piatto, di piatto. Anche bene. Sì, troppo bene. Okay. Potevi entrare nell'immaginario con le fiume della gente come Boria ha fatto quel gol che hanno fatto quello di con Pisa, sì. Uno stop e va avanti. Abbiamo sentito anche, forse l'hanno messo inizio durante il riscaldamento, mi sa. Purtroppo non è andata così, quindi. Comunque senti, complessivamente una partita che ci potevamo aspettare così, molto tardi, molto bloccata. Sì, diciamo due squadre che hanno cercato all'inizio di non prenderle e di cercare magari poi con qualche occasione o qualche anche individualità di sbloccare la partita. Non è successa, penso hanno avuto un'occasione loro al secondo tempo con la parata di Pane e poi e il palo mio, quindi le occasioni un po' più forse evidenti. È andata così.
potevi entrare in tabellina anche nel primo tempo, però dall'altra parte. Fortuna Pasquale è rimasto fermo e l'ha presa.